Allora, Barbara, come sempre, apriamo la puntata con l'oroscopo musicale di Silvia Pagni. Andiamo insieme a scoprire chi è oggi l'ospite. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Sotto il segno dell'Ariete nasceva una cantante definita la Amy Winehouse italiana. Nel 1979 a Palermo nasceva Giusy Ferreri. Giusy si trasferisce con i suoi genitori a Abbiate Grasso in provincia di Milano, dove trascorre la sua infanzia e la sua adolescenza, frequentando il liceo Salvatore Quasimodo di Magenta. Fin da piccolissima inizia a dedicarsi ai concorsi canori. A 14 anni inizia poi lo studio del pianoforte, del canto della chitarra e inizia ad esibirsi con delle piccole band. Nel 2002 firma il suo primo contratto con la Warner Music Italy, con cui realizza il brano Il Party, brano dance, pop e incalzante, scartato alle selezioni di Sanremo Nuove Proposte del 2005. Per mantenersi lavora come cassiera da Esselunga. La svolta avviene durante la partecipazione della prima edizione di X Factor, dove viene notata dai giurati Simona Ventura, Cristiano Malgioglio e classificandosi al secondo posto. Nel 2008, con il suo brano Non ti scordar di me, entra nella top dei singoli più venduti. Pensate, vincendo un disco d'oro e 3 di platino. Nel 2009 esce la sua prima produzione discografica, Gaetana, prodotto da Tiziano Ferro, contenente il brano Novembre, che oltre a entrare nella top in classifica italiana, ottiene il disco di platino in Grecia. Nello stesso anno, 2009, esce un altro album, Fotografie, con la cover Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, che viene apprezzata ed entra in tutte le radio italiane. Nel 2010, per il suo album Gaetana, ottiene un prestigioso premio, la Europe Border Breakers Awards, premio dove figurano tra i premiati anche Adele, Dua Lipa e Tiziano Ferro. Tra il 2009 e il 2010 la vediamo duettare con grandi personaggi italiani, come Claudio Baglioni, Ornella Vanoni, Tiziano Ferro e I Neri per Caso. E come tanti artisti, anche lei partecipa al grande Festival di Sanremo, al 61esimo Festival di Sanremo, con il brano Il mare immenso. Successivamente si allontana dai palchi per un intervento alle corde vocali e nel periodo del post-convalescenza si dedica a creare il suo nuovo album, Attesa, che viene realizzato insieme a Linda Perry e Herman Mehta. Nel 2014 partecipa per la seconda volta al Festival di Sanremo con il brano Con i brani ti porto a cena con me e l'amore possiede il bene. Ma è il 2015 che gli riserva un grande successo con il brano Roma Bangkok, realizzato insieme al rapper Baby K, ottenendo il disco di diamante come il brano più ascoltato e venduto e scaricato in Italia nel 2015. Torna ancora nel grande palco di Sanremo, ma come ospite, duettando con Roby Facchinetti e Riccardo Fogli nel brano Il segreto del tempo. Nel 2018 esce un capolavoro di un brano di un tormentone estivo,
Amore e Capoeira, conquistando ben 5 dischi di platino, superando le vendite in Italia delle ultime uscite discografiche di Madonna e niente di meno anche di Vasco Rossi. E sul suo ex lavoro come cassiera le dice questo: era un lavoro dignitoso, non ho nulla di cui vergognarmi. Giusy Ferreri attualmente vive a Vigevano, è felicemente mamma e anche felicemente fidanzata. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi abbraccio forte forte. Un bacio da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti!